non giocavo a calcio, ma andavo in skateboard e non ascoltavo la musica o andavo in discoteca commerciale, tra virgolette, e ascoltavo più il metal, il rap, questi generi qua, e quindi la musica è stata un po' distaccare da quello che era essere il ragazzo medio. Sempre cercato di distinguermi dalla massa, ok? E lo facevo attraverso l'ascolto musicale, nonché l'abbigliamento, i gusti. Proprio per questo motivo qua anche mi sono avvicinato al mondo del piercing e del tatuaggio. Mi sono sentito giudicato tantissimo da ragazzi, tantissimo. Io ero la mosca bianca, ero quello che andava a fare gli esami universitari già con i tatuaggi, con i piercing addosso. '95-96, io e Beppe siamo poi fondatori della band. Tony Gallo, il chitarrista della nostra band, nel suo garage, come autodidatti, dopo non sapevamo niente, nessuno, a iniziare a strimpellare qualcosa con un batterista, un bassista, un chitarrista e io che cantavo. Là è nata che ho deciso un giorno, oggi inizio a suonare la chitarra, e da là ho iniziato a suonare la chitarra. Prima amici, e fai diventare i tuoi amici musicisti e poi fai musica, è stato così. Secondo me lui ascolta reggae, gli piacciono quelle sonorità, potremmo provare il basso, dai, cerchiamo di coinvolgerlo. Non eravamo solo dei musicisti, eravamo anche dei fratelli tra di noi, quindi tante volte siamo scesi a compromessi pur di essere sempre una famiglia. Di sicuro siamo partiti subito con l'idea di fare musica nostra, quindi non siamo mai stati una cover band. Karin, il batterista, è arrivato con la cresta punk e tutto quanto quando ha iniziato a suonare con noi, e dopo è uscito con i pantaloni larghi e le catene come eravamo noi, ma proprio perché c'era questa simbiosi e c'era questa famiglia. Qui è Bacca BH, il nostro batterista, che sì, ci siamo accontentati del primo che trovavamo, perché alla fine sì. Ti pareva. Partiamo molto autodidatti, tra virgolette, senza una scelta precisa di genere musicale, e poi nell'andare avanti col tempo cerchiamo di identificarci in un genere vero e proprio. Ascoltavamo molto i Deftones, i Korn. E sicuramente i Fate, che diciamo, io li considero come il gruppo crossover con la C maiuscola, ovviamente. Amici, avevamo un buon seguito, a noi ci piaceva molto suonare quello che facevamo, abbiamo detto ma perché no, non provare a inciderlo sulle cassette. In un secondo momento abbiamo registrato un demo con la formazione poi definitiva, e che si chiamava SB001. SB001. E mi ricordo che io personalmente ero quello che seguiva, diciamo, il lato manageriale della band, e quindi procacciarmi le date. Però sbattendosi riuscivamo a avere anche dei buoni riscontri. Allora, c'era facilità nel suonare, perché c'erano tanti locali, ti davano la possibilità di suonare anche per conoscerti. C'era bisogno di conoscere chi sono, è inutile avere dei pregiudizi prima che inizino a suonare. Questo qua è stata una cosa che ci ha aiutato anche a farci conoscere dalle altre band già esistenti. Ma diciamo che la volontà è stata perché avevamo fatto dei pezzi che ci piacevano e la gente voleva sentirli, quindi era del cazzo, abbiamo bisogno di un disco da vendere in giro, da distribuire. Allora, c'è stato poi l'inserimento del DJ, Matteo DJ K1. Lui è arrivato nel 2005, mi sembra, ma c'era una voglia di qualcosa di diverso. Sarà il solito, perché comunque
vedere un gruppo con chitarre distorte dove c'era anche un DJ che screcciava era un po' una cosa originale, no? E quindi anche quello a me stimolava tanto. Per carità, avevo i modelli americani perché insomma veniva tutto da di là, però non c'era nessuno che lo faceva qua, ho detto perché no? Proviamoci. Il titolo del brano musicale è Still Nothing, ancora niente. Diciamo che simboleggia un po' la nostra quotidianità, cioè tutti gli sforzi che lo Stato bardo continua a fare per cercare appunto di riuscire a venire fuori, riuscire a trasmettere qualcosa a tutti quanti. Diciamo è un po' anche un messaggio per tutte le persone che ci vengono a vedere, per cercare di stimolarle anche loro ad andare oltre, non rimanere diciamo in questo stato comatoso come spesso si ritrovano molte persone, ma per cercare di uscire fuori. Cavalcavano quell'ondata del nu metal, del crossover del nu metal. La parte vocale era contaminata da altri generi. Li leggo a tutta la mia vita nel mondo dei tatuaggi e dei pressing con Beppe. È un pezzo di tribuglio Stato Bardo, ecco, secondo me. Quindi era un po' una voce fuori dal coro, una cosa diversa, però i loro concerti ti divertivi. Facevano un genere che era come il nostro, avevano un ottimo seguito perché suonavano tantissimo in giro e quindi sai, suonare al Pedro prima del 1977 davanti a un migliaio di persone capitava poche volte e quindi era tutta manna dal cielo. E suonando magari con gruppi come il 1977, poi c'è stato anche un concerto con i Snapcase, un nostro gruppo di riferimento. Concerto Piazzola sul Brenta, incredibile, noi e loro abbiamo suonato sotto i porticati di Villa Contarini, penso che abbiamo staccato un pezzo di qualche intonaco. Facevamo un genere che andava in quel periodo là e quindi riconoscevano magari le sonorità e dicevano ma cazzo, new metal, figo, stava arrivando il nuovo genere del new metal e noi siamo arrivati nel momento giusto, secondo me, e quindi abbiamo avuto, tra virgolette, parecchi consensi anche per questo motivo qua. Stato Bardo era il gruppo più, forse, in quel momento lì, alla moda. Loro avevano un look pazzesco, sembravano che venissero da Milwaukee. Ma devo dirti che mi sono sempre molto piaciuti dal punto di vista visivo. Il tipo di jeans, mi ricordo che avevano queste sempre delle. Per la prima volta avevo visto le catene da portafoglio a passante, c'erano tutti, erano veramente molto fighi, mi piacevano loro. Poi è arrivata un po' l'etichetta, la distribuzione e quindi abbiamo detto, tra virgolette, siamo riusciti a concretizzare questo nostro sogno. Volevamo suonare il più possibile, quindi diciamo che dopo che è uscito il disco ci siamo concentrati a fare quei pezzi live per un paio d'anni, credo, per poi dire ok, è arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo. Abbiamo cambiato un po' il tiro, quindi siamo passati da una situazione un po' più rock, new metal, a una situazione che stava nascendo in quel periodo, era più metalcore, quindi con recensioni, riviste che iniziano a parlare di noi, anche perché non c'era tutto quel mondo internet che c'è adesso. L'unica cosa che abbiamo visto è che il panorama metal andava un po' a scemare e scemavano un po' anche quei locali dove si poteva suonare o cose, quindi anche noi abbiamo perso un po' la fiducia in noi stessi. Poi sai, le vendite le facevi ai concerti, fondamentalmente quello, nei negozi poca roba. Abbiamo visto che anche la fatica che facevamo era tanta e non ci portava grandissimi risultati e quindi facciamo una scelta, la scelta di scioglierci. Dopo che sì, hai trovato un buon riscontro, ma l'attività di musicista non ti dà da vivere, fondamentalmente devi cercare di tirare sui soldi in un altro modo. It's the best.